in Spagna comincia ancora prima che quelli dei francesi, ma rimane poi interrotta dalla conquista musulmana, perché dal 711 al 1492 in Spagna c'è stato un lungo dominio musulmano. Ho detto 1492 perché la caduta del regno di Granada, ultimo resto della conquista musulmana della Spagna, ma in realtà questa era già finita nel 1202, Granada era una sopravvivenza. Quindi per cinque secoli, 711-1202, la Spagna, ma quando riprende, riprende sulla base dei nomi romani. Il paese si torna a chiamare Hispania e già qui c'è una differenza, perché in epoca romana il termine Hispania esiste già, ma il termine che veramente designa gli abitanti del paese, non, se voi trovate in latino, se voi cercate in latino un analogo di spagnoli, non lo trovate, trovate ispani, ma non ha il senso che ha il termine iberico, che è quello che veramente... E così accade anche negli altri paesi europei. In Italia invece la storia post-romana comincia veramente non con Odoardo, come ci dicono i nostri manuali di storia, comprensibilmente, non ho nulla contro i manuali, anzi mi piacciono molti manuali, piace molto il nozionismo, ma sono molti gli esercizi di memoria, il peggio del peggio, tutto quello attribuito a me, fate bene, io sono convinto di questo. Non comincia con Odoacro, non comincia neppure con gli Ostrogoti. Questi sono popoli strettamente legati alla continuazione romana, che conoscono l'autorità di Costantinopoli, non rompono la tradizione romana. Poi addirittura Giustiniano riconquista l'Italia per un breve periodo, l'Italia è di nuovo unita sotto l'autorità imperiale, che ormai è quella dell'Oriente, non è più quella dell'Occidente, e sembra tutto ristabilito, invece non ristabilito niente, perché 13 anni dopo arrivano in Italia i Longobardi, uno sconquasso generale, e io vi indico alcuni elementi del periodo Longobardi che sono fondamentali per la storia e per l'identità italiana, almeno quattro. Uno, la bipartizione del paese, perché i Longobardi non conquistarono tutta l'Italia, conquistarono prima una parte dell'Italia settentrionale, poi si allargarono lungo l'Appennino fino a Benevento, qui alle nostre spalle, misero del tempo per conquistare Genova, Lucca, Pisa, la Romagna e così via, non riuscirono mai a conquistare Roma, non riuscirono a penetrare oltre i limiti del Ducato di Benevento nell'Italia meridionale. Tutto il resto dell'Italia rimase bizantino, cioè romano, la Laguna Veneta, la Laguna Veneziana, la Laguna di Grado, una parte della Romagna, la Puglia, la Basilicata. La Basilicata tiene proprio il nome bizantino, è la terra del Basileus, no? Che si chiamava Lucania, la Calabria, la Sicilia, poi la Sicilia fu conquistata dagli arabi, ma insomma era la Campania, i ducati campani, Napoli, da cui si generarono Amalfi e Gaeta. E il paese si divise allora, il dualismo territoriale italiano comincia con i Longobardi, Roma l'aveva tenuta unita, è vero che c'erano differenze anche nel periodo precedente, ma istituzionalmente comincia con quello. Un secondo elemento, comincia con i Longobardi e non viene riparato che 13 secoli dopo, ho detto 13 secoli, a proposito di unità italiana, 568-1861, sono proprio 1300 anni, per rifare l'unità politica della penisola. Secondo elemento, la parte della Chiesa nella storia italiana. E tra la Chiesa e i Longobardi si determinò un antagonismo fortissimo, prima su questioni religiose, perché i Longobardi erano cristiani ma ariani, e quindi in urto con i cattolici di Roma, e Roma era già allora una forte realtà, la Curia Romana era già una potenza, aveva avuto grandi papi, proprio in questo periodo c'è una delle massime figure papali di tutti i tempi, quella di Gregorio Magno,
e la Chiesa quindi si scontrava con questi ariani per ragioni religiose. Poi quando i Longobardi divennero cattolici si scontrò ancora di più, perché l'idea evidente dei Longobardi di conquistare tutta l'Italia non era gradita ovviamente a Roma, e si determinò un problema dei rapporti tra Stato e Chiesa che... e non aggiungo parole, ma insomma è molto familiare alla storia italiana di ieri e di oggi. Un terzo elemento, l'interferenza straniera nella storia italiana. Contro i Longobardi i Papi chiamano i Franchi, due o tre volte li chiamano e si risolve la questione, la terza volta con Carlo Magno i Longobardi sono eliminati. Ma questa interferenza straniera nella storia italiana rimane poi come un dato stabile. Prima sono i Franchi, poi sono i Germani, i Sassoni, poi i Salici, poi gli Svevi, poi insomma i Franconi, le varie dinastie germaniche, poi la Spagna, poi la Francia, l'Inghilterra. Insomma, l'Italia dal 500... 600, insomma 700, prima del 1000, fino al 1861, raramente è stata padrona di se stessa. Questa è una grande cosa quando si dice il Risorgimento. Il Risorgimento ha stabilito l'indipendenza e l'unità, e l'indipendenza era un recupero storico di una condizione per cui gli italiani non hanno deciso nulla. Gli italiani non hanno deciso nulla in casa loro delle loro cose che non decidessero le potenze straniere. Limitiamoci a tre secoli, guarda, da Carlo V a Napoleone, al secondo Napoleone. E il Risorgimento riconquistò l'indipendenza italiana ed esentò l'Italia dalle interferenze straniere e fece dell'Italia di nuovo, come non lo era mai stato, come non lo era mai stata, un protagonista autonomo della storia europea. Questo lo dico perché certi signori dovrebbero sciacquarsi la bocca quando parlano di Risorgimento e di unità italiana e rendersi conto di quello che ha significato per il nostro paese. E un quarto elemento, questo ci tocca molto, questi tre punti credo ci tocchino da vicinissimo. Questo quarto, forse, come ha detto lei, Foggia, Bari. Bene, il particolarismo italiano si determina proprio con i Longobardi. I re Longobardi non riuscirono a conquistare tutta l'Italia perché sopponeva i papi, i franchi e così via, ma anche perché il sovrano Longobardo non riuscì a imporre ai duchi Longobardi, alle formazioni tribali Longobarda, i clan Longobardi, una solida disciplina statale come invece riuscì ai Franchi. I duchi Longobardi si regolavano come potenze autonome, i duchi del Friuli, quelli del Piemonte, quello di Toscana, quello di Spoleto, quello di Benevento, facevano il bello e il cattivo. Il pluralismo italiano e il particolarismo italiano hanno ricevuto con la storia longobarda una sanzione potente che è rimasta come un carattere nazionale. Perché ho voluto ricordare questa, perdonatemi la deviazione, ma insomma credo, spero che sia funzionale a ciò di cui stiamo parlando, l'ho voluto ricordare perché è un'altra prova che le radici della nazione italiana e della realtà italiana non sono radici improvvisate. La nazione italiana non è un'invenzione dei patrioti del Risorgimento, che non avendo nulla da fare, una mattina si sono visti al caffè, sa che c'è di nuovo, adesso proclamiamo la nazione italiana, facciamo la nazione italiana. Non è il Risorgimento il padre della nazione italiana, è il contrario. Il Risorgimento è figlio della nazione italiana. È chiaro, non è stato il Risorgimento a fare la nazione italiana, ma la nazione italiana a fare il Risorgimento. Perciò ho voluto dire questo. E
Voglio anche rapidamente ricordare i vari momenti in cui questa identità italiana, già evidente intorno al 1000, che prende nel 1200, intorno all'anno 1200, il nome proprio che ancora conserva. Voglio ancora sottolineare una cosa. Italiano è una parola col suffisso ano, che è uno dei modi di formare i nomi etnici italiani. I nomi etnici italiani sono in gran parte con questo suffisso, napoletano, foggiano, padovano, veneziano e così via, oppure sono con la desinenza ini, fiorentini, cosentini e così via, oppure sono con la desinenza esi, come quelli italiensis che ho ricordato prima, genovesi, catanzaresi e così via. Il fatto che per il nome nazionale sia prevalsa questa desinenza è ricca di significato, perché questa desinenza è la desinenza di romano rispetto a Roma ed è un richiamo implicito alla romanità, un calco linguistico-culturale che si rileva nella formazione di questa parola e che segue la suggestione romana, perché Roma è sempre stata al centro poi di questa nuova storia italiana che non ha nulla a che fare con quella romana antica, e quindi anche questo va ricordato. E noi subito, già nel 200, cominciamo a vedere come si acquista coscienza di questa realtà italiana nuova. Innanzitutto nel senso linguistico e letterario, qui veramente il nome di Dante deve ricorrere per forza. Alla fine del 200, del secolo questa volta, e agli inizi del 300, Dante scrive, come sapete, il De Vulgari Eloquentia e scrive il Convivio. Scrive, la prima storia della letteratura italiana. Lui dice, in Italia, i primi a fare versi in volgare, eccetera, sono i siciliani. I siciliani significa il Mezzogiorno, il Regno di Sicilia, no? Poi dopo, dai siciliani, questa sapienza poetica si è trasmessa ai bolognesi, poi ai lucchesi, senesi, eccetera, infine ai fiorentini, e siamo arrivati al dolce stil nuovo, che è quello in cui Dante si riconosce e che è della sua epoca. Tuttora, nelle storie della letteratura italiana, il capitolo prima, la scuola siciliana. Vedete come tempestivamente si raggiunge. Poi Dante tratta anche della lingua italiana e dice qui in Italia tutti parlano lingue italiane, però sono molto diverse tra loro. Quelle del nord sono orribili, gutturali, straziano l'orecchio, eccetera, eccetera. Quelle della Toscana sono leccose, affettuose. Quelle romane, pessime, una volgarità mai vista. Quelle dell'Italia meridionale, non ne parliamo, i pugliesi, cita proprio i pugliesi, c'è un pessimo accento. Cioè, la realtà è che il vero italiano, di cui enuncia una sua teoria assolutamente antistorica e irrealistica, però importante per la sensibilità che denuncia, dice il vero italiano deve essere formato in modo da essere inteso in tutte le parti d'Italia ugualmente, e però non identificarsi con una parlata italiana. E nasce così in Italia la questione della lingua, che tuttora ci affligge. Per cui pronunzia romana o pronunzia toscana, toscanesimo o regionalismo, non avendo di meglio da fare, dato che noi di problemi ne abbiamo pochi, allora nei nostri giorni si è pensato, incrementiamo anche, oltre lo studio dell'italiano, anzi al posto dell'Italia, quello delle lingue locali. Anche perché parlando un buon napoletano, uno va in America e viene subito capito, poi anche se va in Cina viene capito meglio ancora. Vabbè. Quindi vediamo che rapidamente si determinano due piani di identità nazionale, quello letterario e quello linguistico. Poco dopo,
nel 400 appare una terza dimensione della italianità, l'arte. È allora che l'Italia comincia a essere considerata in Italia e anche fuori d'Italia il paese dell'arte e del bello. E si giunge fino a Michelangelo, che come sapete, se Dante aveva un cattivo carattere, Michelangelo aveva pessimo. E ebbe un incontro con lui a Roma, un portoghese, Francisco de Holanda, il quale poi scrisse di questi colloqui con Michelangelo. E Francisco de Holanda gli chiede che cosa pensa dell'arte che si fa in Italia rispetto all'arte di altrove, specialmente all'arte fiamminga, che allora era giustamente. Dice Michelangelo, l'arte dottora per una schifezza. Ci sono molte figure, molte persone, c'è vivacità, c'è colore, eccetera. Ma manca la cosa essenziale. Quello dice che manca la cosa essenziale. Anche quella che c'è nell'arte italiana. Il disegno, l'ordine, la consapevolezza della creazione artistica. Nell'arte italiana, vuol dire Michelangelo, c'è un elemento di idealità, di ordine ideale, che in quelle pitture, saranno vivaci, saranno così, manca. Al punto tale, dice lui testualmente, proprio perché era un carattere pessimo, che una mediocre pittura italiana è meglio di un'eccellente pittura fiamminga. I mercanti di arte di oggi non sarebbero d'accordo, però a noi interessa la consapevolezza che ha Michelangelo di questa differenza e anche superiorità dell'arte italiana rispetto all'arte d'oltralpe. Michelangelo poi trascura pure un'altra cosa, che l'arte italiana è una parola, c'è la scuola veneziana, ci affliggono con le scuole, un termine sbagliatissimo, ma insomma nei manuali di storia della scuola veneziana, la scuola senese, la scuola umbra, la scuola napoletana, la scuola romana. E quindi parlare di arte italiana non è facile, però evidentemente Michelangelo poi era Michelangelo, quindi un intelletto vigoroso, oltre che una fantasia somma, e quella sua identificazione di un'arte italiana, nonostante la molteplicità delle espressioni regionali di questa arte, è un concetto per cui, che storicamente è rimasto, per cui anche noi oggi scriviamo storie dell'arte italiana, non scriviamo storie dell'arte soltanto dell'arte in Italia, scriviamo proprio storie dell'arte italiana, come scriviamo la storia della letteratura italiana e così via. E quindi anche nell'arte si determina questa precoce coscienza, una precoce coscienza si determina anche in materia politica. Vi ho già ricordato Federico Barbarossa, sapete che si fa contro Federico Barbarossa, una grande lega italiana che comprende i comuni guelfi, non i di Berlino, perché col particolarismo italiano di qui sopra, che tutti gli italiani dicono la stessa cosa, è una eventualità puramente platonica, i comuni guelfi, Venezia che non faceva parte dell'impero, era fuori dell'impero, era sempre stata indipendente, Roma e il Regno di Sicilia. Un'alleanza italiana contro, e non ho usato a vanvera la parola alleanza italiana. Quando vincono a Legnano, questa lei lo potrebbe anche scrivere a Bossi, come fondazione Francia, ecco, lo immagino. Quando vincono a Legnano vincono sostanzialmente i milanesi con pochi appoggi, catturano molte insegne imperiali. E allora i milanesi scrivono una lettera ai bolognesi, che era loro uno dei comuni più, Bologna era uno dei comuni più importanti, e gli dicono: noi abbiamo vinto e conquistato queste insegne, eccetera, ma noi le vendiamo a voi perché consideriamo che questa vittoria non è particolare di noi milanesi e di quelli che con noi hanno combattuto, ma di tutti, usano ancora il termine, non siamo ancora al 1200, non c'è italiano, di tutti gli Itali.
Vedete che grande significato. I trofei di guerra sono una delle cose più orgogliosamente conservate dappertutto, appartiene alle debolezze umane, ma è una delle debolezze più comprensibili e più giustificabili. Questi li mandano ai bolognesi dicendo: noi abbiamo vinto, ma siamo consapevoli del fatto che abbiamo vinto come alleanza italiana, come Italia, rispetto a questi. E nasce allora il sistema degli stati italiani. Nasce cioè una serie di relazioni, era già informazione prima, si stabilizza, insomma, diciamo, si formalizza un sistema degli stati italiani che poi rimarrà fino al 1861, per cui in Italia ci sono alcune realtà politiche. In progresso di tempo, sempre in questa maturazione nazionale, si parlerà di libertà d'Italia e si solleverà il problema di questo, e si affacceranno subito le due tesi. Machiavelli e Guicciardini rappresentarono alla perfezione queste due tesi. Machiavelli: che guaio che gli italiani sono divisi, se fossero uniti e formassero un grande Stato, eccetera, resisterebbero a francesi, spagnoli e tedeschi facilmente, anzi. E conclude il principe dicendo: se succedesse questo sarebbe indubbio l'esito della lotta, virtù contro il furore, cita Petrarca, prenderà l'arma e fia il combatter corto, che l'antica valor negli italici corona il cor morto, dice. Con... E quindi in Machiavelli abbiamo un precoce sostenitore della tesi unitaria dell'Italia. Guicciardini invece lo combatte, dice: questa è una tesi sbagliata, la pluralità italiana, l'indipendenza delle varie parti dell'Italia rispetto alle altre parti italiane, quello che si chiamava la libertà italiana, la libertà d'Italia, è una risorsa dell'Italia. L'Italia non avrebbe potuto maturare una civiltà così complessa, alta, come queste che abbiamo oggi, parlano ai primi del Cinquecento, quindi sono giustificati, in pieno rinascimento, il top della storia culturale italiana.